Salve, in questo video proverò a spiegare in maniera pratica tutte quelle cose che ho scritto nell'articolo. Una cosa che non ho scritto è che, se è vero che la tattica si migliora sostanzialmente risolvendo esercizi, risolvendo posizioni su posizioni, questo risolvere in continuazione, al di là del fatto che il calcolo può essere a volte un pochino sfiancante o difficile, può dare anche soddisfazione perché alcune posizioni sono veramente graziose, vengono fuori delle mosse che proprio non ti aspetteresti. Quindi, va bene, passiamo direttamente, diciamo, alla spiegazione. Dunque, dicevo, cosa bisogna fare in una posizione per vedere le possibilità tattiche? Dobbiamo sostanzialmente individuare tutti quei fattori che concorrono ad aumentare il potenziale tattico insito nella posizione. Dunque pezzi sospesi, posizione esposta del re e poi eventuali tatticismi come attacchi di scoperta, inchiodate, infilate, pezzi sovraccarichi e via dicendo. Ok, in questa posizione noi siamo in bianco e dobbiamo muovere. Ovviamente c'è l'attacco alla regina immediato, contro cui dobbiamo ovviamente prendere dei provvedimenti. Che cosa notiamo? Beh, di pezzi sospesi il nero non ne ha. Sono tutti quanti protetti e anche piuttosto bene, direi. La posizione del re. È tutto sommato ben protetto il re. Tuttavia possiamo notare che c'è una pressione contro il ponte F7 da parte della donna e della torre. Altra cosa che possiamo notare è che è vero che il re è protetto. Tuttavia se questa torre qui non ci fosse, sarebbe possibile un matto sull'ottava traversa, il cosiddetto matto del corridoio, ad esempio. Quindi adesso la domanda che ci dobbiamo porre è possibile trovare un modo per far sì che questa torre non stia più alla difesa dell'ottava traversa, sia possibile il matto del corridoio? Beh, ovviamente la risposta è sì, e lo vediamo. Lo vediamo facilmente se prima abbiamo notato la pressione contro il ponte F7. Perché adesso vediamo che se mangiamo in F7 con la regina, la cattura di torre è forzata, e adesso tutta questa traversa qui è libera, in modo che la torre possa dare scacco matto. Prende qui, la torre ovviamente difende, e poi il matto. Notiamo che lì per lì la cattura di donna era tutt'altro che evidente. Tuttavia, una volta notato. Scusa che riprendo. Dicevo, la cattura di donna in F7 è tutt'altro che evidente. Tuttavia, una volta che abbiamo notato la pressione contro F7 e il fatto che una volta che questa torre qui se n'è andata, l'ottava traversa diventa debole, una volta che abbiamo notato queste cose, la cattura diventa la mossa più naturale. Ok, adesso passiamo all'altra posizione. In questa posizione siamo in nero. Proviamo, come prima, a porci tutte le domande relative ai fattori che aumentano il potenziale tattico. Dunque, pezzi sospesi. Pezzi sospesi non ce ne sono. Sono tutti quanti in qualche modo difesi. Si difendono tutti quanti in un altro. Notiamo tuttavia che il re sta difendendo contemporaneamente il cavallo e la torre, per cui se il re dovesse andare via da questa casa, uno dei due pezzi rimarrebbe indifeso e quindi potrebbe essere catturato dalla regina. Poi ovviamente c'è la tensione qui per via delle regine che minacciano immediatamente la cattura. Di questa donna notiamo che è difesa solamente da questo alfiere. Poi per quanto riguarda la posizione del re, possiamo vedere che è tutto sommato ben protetto e il bianco ha due scacchi di cavallo qui e qui. Notiamo anche che la regina in questa posizione inchioda questo pedone al re. Qua c'è l'inchiodatura, perché questo pedone di fatto non può catturare. Ed ecco che una volta che abbiamo visto tutte queste cose,
La mossa giusta viene abbastanza naturale. Che è cavallo N3. Perché? Perché il pedone ovviamente non può ricatturare perché è inchiodato. L'alfiere non può ricatturare nemmeno lui, perché se ricattura la regina rimane scoperta. Per cui in questa posizione sostanzialmente non c'è altro da fare che cosa. Se si muove il re c'è la cattura della torre, oppure se si cattura qua di cavallo si perde la donna. Insomma, disastri. Dopo che il cavallo va qui, il nero sostanzialmente ha vinto. E anche qui notiamo come sia abbastanza semplice vederlo una volta che abbiamo notato tutti i fattori, quali l'inchiodatura, il fatto che la donna è difesa solamente dall'alfiere e gli scacchi che può dare il cavallo. Una volta che abbiamo visto queste cose, vedere di mettere il cavallo in E6 è una cosa estremamente semplice. Altra cosa da notare tuttavia è che in partita questa posizione non è semplice da vedere, perché anche col fatto che c'è l'orologio e uno vuole risparmiare tempo, è facile che uno se lo perda e giochi semplicemente la cattura di donna. E dopo la cattura di donna la posizione è tranquillamente fatta, cioè non c'è pericolo per nessuno dei due giocatori tutto sommato. Ok. Altra posizione. Dunque, qua sta il bianco. Vediamo che ha immediatamente il cavallo attaccato. La mossa più semplice, più naturale da fare sarebbe ritirarlo in F3 e non sarebbe una mossa Orleans, è perfettamente giocabile. Tuttavia, facciamo di solito l'esercizio di vedere quali sono gli elementi che aumentano il potenziale tattico. Ora vediamo che ok, questo pedone qui ho sbagliato a metterlo io, in teoria non dovrebbe starci. In teoria il pedone dovrebbe stare qui, l'alfiere non dovrebbe essere sotto attacco. Scusate. Fate finta che il pedone qua non ci sia. Dicevo, quali sono gli elementi che aumentano il potenziale tattico? Beh, di pezzi sospesi il nero non ne ha. Si difendono tutti a vicenda abbastanza bene. Il re tutto sommato è ben protetto pure lui. Tuttavia notiamo che cavallo e regina minacciano immediatamente il matto in H7. Matto in H7 che tuttavia è parato da questo cavallo. A questo punto la domanda diventa: come possiamo togliere questo cavallo di mezzo? Perché se questo cavallo non ci fosse, ovviamente il matto sarebbe immediato. Sarebbe possibile in teoria togliere di mezzo questo cavallo catturandolo con l'alfiere, e questo si vede immediatamente. Tuttavia qua abbiamo un altro problema, che in mezzo c'è questo cavallo qui, per cui dobbiamo inventarci un modo sostanzialmente per togliere questo cavallo. Tuttavia non è semplice, perché se lo mettiamo ad esempio in A4 semplicemente il nero cattura il nostro cavallo e le minacce di matto non ci sono più, per cui dobbiamo inventarci una mossa di cavallo dopo la quale non sia possibile la cattura di cavallo immediata, e per fare questo sostanzialmente è necessario creare delle minacce. Una volta che vediamo tutte queste cose, la mossa diventa abbastanza immediata, perché una volta che noi mettiamo il cavallo in D5 si minaccia la donna, per cui la cattura di cavallo non è possibile. A questo punto si cattura se il nero cattura il cavallo, il bianco può proseguire il suo piano, come detto prima. Cattura lui il cavallo che stava a difesa del punto H7, e nel farlo tra l'altro attacca pure la donna. Per cui adesso, se la donna cattura l'alfiere, semplicemente si dà matto. Mentre se invece il nero para il matto, semplicemente perde la donna. Ho accennato nell'articolo a come sia un'attività di problem solving spesso il risolvere posizioni tattiche, e questo è un esempio che funziona molto bene, perché prima di tutto notiamo il matto, dopo vediamo che il matto tuttavia è parato dal cavallo, allora ci chiediamo com'è possibile togliere di mezzo questo cavallo.
tramite l'alfiere. Tuttavia c'è il nostro cavallo, quindi ci chiediamo com'è possibile rimuovere questo cavallo in maniera efficace. E allora, una volta che ce lo siamo chiesto, tutto quanto diventa abbastanza liscio. Perfetto. Altra posizione. Ok. Questa volta sta a nero. Il bianco ha piazzato la donna in D2, perché in questo modo sostanzialmente è vero che è in svantaggio materiale, tuttavia la torre qui non si può muovere perché altrimenti si perde la donna. Quindi sostanzialmente il nero deve inventarsi un modo per non perdere la donna. La cosa più naturale da fare sarebbe ritirare la torre qui. Ritirando la torre qui si difende anche la donna. Tuttavia, dopo che ha fatto questa manovra, succedono dei disastri, perché il bianco può tranquillamente andare qui e dopodiché riesce abbastanza facilmente tramite torre e donna, torre, donna e pedone a dare matto al re. Quindi sostanzialmente questa manovra di torre non è possibile. Ora, facciamo nuovamente il solito esercizio. Quali sono gli elementi che aumentano il potenziale tattico? Beh, ovviamente partiamo dalla posizione del re. Il re è tutto sommato ben protetto. Tuttavia, ancora una volta notiamo che se una torre riuscisse ad arrivare in prima traversa, sarebbe possibile dare matto al re nemico. Tuttavia nella prima traversa ovviamente c'è la torre, quindi non è immediatamente possibile. Pensiamo adesso ai pezzi sospesi. Quali sono i pezzi sospesi? Sono sostanzialmente i due soli pezzi che il bianco ha, che sono sostanzialmente la donna e la torre. Per cui dobbiamo adesso inventarci una mossa che salvi la torre, cerchi di sfruttare la posizione esposta del re, e attacchi questi due pezzi sospesi. E già che ci siamo, difenda pure il nero dall'invasione della donna in H6, perché minaccia matto immediatamente. Una volta che abbiamo notato, vabbè, e poi ovviamente c'è la pressione contro questo punto, non dimentichiamo. Una volta che abbiamo notato tutte queste cose, è possibile per noi vedere la mossa migliore, che è torre in H3. In questo modo si para la discesa di donna qui in H6, ovviamente. Se la donna mangia la nostra donna, ovviamente noi catturiamo la torre e diamo matto, per cui la cattura di donna non è possibile. Se invece il bianco ci mangia la torre, noi semplicemente catturiamo la donna e la partita è finita. Per cui a questo punto sta al bianco cercare in qualche modo di risolvere il problema. E lo fa semplicemente ritirando la donna. Una volta che ha ritirato la donna, il nero è già in vantaggio materiale e sostanzialmente vince facile. Tuttavia la partita è continuata. Perché a questo punto si ripetono i soliti temi sostanzialmente. Adesso cos'è che deve giocare il nero? Adesso il nero sostanzialmente può sfruttare la debolezza di tutta questa prima traversa, che sembra difesa bene, tuttavia già un difensore è sotto attacco, la debolezza della prima traversa e di questo punto. Per cui quale può essere una mossa che sfrutta entrambe queste condizioni? La mossa in questione è donna in D2, per cui ovviamente la donna non può essere catturata perché se no la torre viene mangiata e matto, la torre non può essere catturata perché se no ovviamente la donna mangia ed è matto. Tra l'altro a questo punto il nero minaccia di mangiare la torre, semplicemente, ops, il nero minaccia di mangiare la torre. E una volta che la donna avrà rimangiato, torre e donna collaboreranno per la pressione contro
il punto C2. E allora ovviamente sarà un disastro, perché il re dopo lo scacco, perché qua ci sarà ovviamente scacco, dovrà ritirarsi qui. E dopodiché ci sarà il matto sulla prima traversa. Quindi sostanzialmente notiamo che a prima vista la soluzione non era affatto ovvia. Tuttavia è stato possibile vederla una volta che abbiamo notato che la prima traversa era debole e che entrambi questi pezzi erano sospesi. Ok, altra posizione e qua sta il bianco. Solita cosa, vediamo quali sono i pezzi sospesi del nero. Beh, oltre ovviamente ai due cavalli che sono reciprocamente in presa, abbiamo dei pezzi sospesi l'alfiere e la donna. Ora, la debolezza di questo alfiere qui è difficile da sfruttare perché è lontano. Tuttavia notiamo che la donna, oltre a essere sospesa, è anche attaccata dalla nostra donna ai raggi X di scoperta. Quindi adesso la domanda che ci dobbiamo porre potrà essere: c'è un modo per sfruttare questo attacco di scoperta, magari muovendo il cavallo? Continuiamo la posizione del re. Sulla posizione del re vediamo una quantità incredibile di debolezze sulle case chiare, che possono essere volendo efficacemente sfruttate dall'alfiere in C2, ovviamente. Notiamo anche che queste case possono essere volendo attaccate da questo cavallo. Oltre a tutto questo, notiamo che questo cavallo, che se vogliamo sfruttare la debolezza di questa donna, ovviamente dobbiamo muovere il cavallo. Viene abbastanza spontaneo pensare che se il cavallo si muove qui, in G5, forse c'è modo di attaccare il re su queste case. Non è detto che ci sia, non c'è per forza ovviamente, però vale la pena controllare. Per cui dopo un po' di calcoli si vede che se il cavallo va qui, e la donna semplicemente cattura, abbiamo un matto forzato perché tutte queste case sono controllate, per cui il re può andare o in F, può andare o in F8 o in H8. Se va in F8 semplicemente c'è il cavallo che attacca qui e dà matto. Se invece va in H8, allora il cavallo dà pure matto qui. Per cui nemmeno questa mossa era assolutamente evidente, però una volta che abbiamo notato la debolezza delle case chiare, la donna sospesa e l'attacco di scoperta della nostra donna sulla sua donna, è stato possibile organizzare un pochino tutto questo. Perché ovviamente una volta che il cavallo va qui, volendo il nero può parare il matto. Mettiamo tramite F5, però ovviamente la donna va persa immediatamente. Altra posizione. Anche qui siamo in bianco. Siamo in svantaggio, tuttavia notiamo immediatamente che abbiamo un discreto attacco contro il re nero. Nello specifico, notiamo che se riuscissimo a mettere una donna qui in G7 sarebbe immediatamente matto. Poi per quel che riguarda i pezzi sospesi, vediamo che ci sono le torri e la donna qui che è attaccata dalla nostra donna tuttavia è difesa efficacemente dalla torre. A questo punto la prima cosa che ci possiamo chiedere è: c'è un modo per far sì che la donna arrivi qui? Beh, non è per niente facile, perché tutta questa diagonale è controllata dalla donna e gli altri punti di accesso alla colonna, l'altro punto di accesso è solamente la casa G4 qui, è protetta dal pedone. Quindi immediatamente un attacco da matto qui in G7 non sembra possibile.
Altra cosa che abbiamo notato prima, però, è che questa donna qui che è in presa è difesa solamente dalla torre. Quindi se ci fosse un modo per spostare questa torre dalla difesa della donna, allora questa donna resterebbe in presa e la partita sarebbe finita. Una volta che abbiamo notato questo, diventa possibile trovare la mossa corretta, che è semplicemente lo scacco di torre qui. Perché? Perché se la torre mangia, ovviamente la donna cade. Se invece il nero mangia con il re, a questo punto diventa possibile quello che si diceva prima, cioè il matto. Perché adesso abbiamo una casa d'accesso in più sulla colonna G, che è stata liberata dalla torre. La torre prima era qui, non c'è più. Quindi noi possiamo semplicemente infischiarcene e dare lo scacco qui. A questo punto, ovunque se ne vada il re, prenderà matto. Per cui, anche stavolta, quello che bisogna fare non è cercare il sacrificio a tutti i costi in una posizione, perché molti risolvono gli esercizi di tattica in questo modo e si illudono in qualche modo che la loro abilità tattica migliori. Quello che bisogna notare, in realtà sono tutti questi componenti della posizione. Dobbiamo notare che c'è la possibilità del matto qui, dobbiamo notare che la donna è difesa solamente dalla torre e dobbiamo notare che la donna qua non ha altri accessi alla colonna G se non la casa occupata dalla torre. Una volta che abbiamo notato tutto questo, togliere la torre da questa casa, ottenendo contemporaneamente il risultato di sviare la torre dalla difesa della donna, ecco che la mossa diventa abbastanza spontanea da trovare. Tuttavia, ripeto, per trovarla non è che bisogna provare un pochino a calcolare sacrifici a caso. Bisogna prima notare tutte queste cose e poi, una volta che le abbiamo notate, la soluzione viene proprio da sola. Ok, in questa ultima posizione siamo in bianco. E continuiamo a vedere. Cosa notiamo di questa posizione? La primissima cosa che casca all'occhio è la debolezza di queste case, che è veramente incredibile. Quindi, volendo, dovremo poter trovare un modo per trovare la debolezza di queste case scure. Per quanto riguarda i pezzi sospesi, invece, vediamo che torre e donna si difendono abbastanza bene l'uno con l'altro e che tuttavia questa torre qui è in difesa, e c'è su questa torre l'attacco di entrambe le torri ai raggi X. A questo punto a noi piacerebbe sostanzialmente riuscire a far arrivare una torre qua giù, in questa ultima traversa, in modo semplicemente da dare scacco matto sull'ultima. A questo punto, in che modo noi possiamo far sì che una nostra torre arrivi fin qui ora che ci sono tutti i pezzi in mezzo? Non è molto intuitivo, tuttavia nel momento in cui ce lo chiediamo, la risposta può arrivare. Ad esempio, dobbiamo in qualche modo togliere l'alfiere di mezzo. Tuttavia vediamo che se semplicemente togliamo l'alfiere, ad esempio qui per attaccare il cavallo, lui può semplicemente cambiare le torri e dopo lui può semplicemente cambiare qui le torri e dopo che abbiamo ricatturato può difendere quest'ultima traversa senza particolari problemi. Per cui è necessario qualcos'altro. La soluzione è il sacrificio di donna qui. Per cui ovviamente il re è costretto a catturare. E adesso l'alfiere Camposcuro cosa fa? Da qui lo scacco. E adesso tutta questa colonna è libera, per cui il re si muove e noi catturiamo con le torri. Ed ovviamente è matto. E ancora, sottolineo un'altra volta che il modo per arrivare a questa conclusione è semplicemente di notare che questa torre è sospesa, che queste case qui sono tutte deboli e
che abbiamo due torri che mirano entrambe su questo punto, su questa torre qui, e che sarebbe possibile avere un matto sull'ultima traversa. È solo dopo aver notato tutte queste cose che è possibile la combinazione. Un sacrificio a caso non serve sostanzialmente a niente. Tuttavia, se facciamo ogni volta di mossa in mossa caso a tutti questi elementi della posizione, pezzi sospesi, debolezze attorno al re, possibilità di dare scacco, ad esempio con l'alfiere, se facciamo caso a tutte queste cose, trovare una combinazione potrà essere più semplice. D'accordo, con questo ho terminato il video e beh. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se non avete capito qualcosa, chiedete pure nei commenti, dovrei poter rispondere. Spero vi sia piaciuto. Ciao!